consultazione con le associazioni dei consumatori, un momento molto importante. Una quarta fase ha visto la realizzazione di queste indagini, ha tradotto i numeri di queste indagini. Una quinta e ultima fase, dopo la traduzione di questi numeri, sono stati rendicontati e pubblicati. Sono state effettuate tre indagini su tre partecipate, che complessivamente forniscono 5 servizi pubblici locali. L'indagine 1, che avremo l'indagine numero 1 per la partecipata mobilità e parcheggi, che fornisce il servizio di gestione dei parcheggi a raso e dei parcheggi coperti. La seconda indagine ha coinvolto la partecipata Ancora Ambiente, che fornisce 3 servizi, ovvero igiene ambientale, la pubblica illuminazione e servizi cimiteriali. La terza indagine ha coinvolto la partecipata Atma con Eurobus, che fornisce il servizio di trasporto pubblico urbano. Queste indagini sono state incentrate in un periodo di circa un mese ciascuna. E i questionari che sono stati tra quelli distribuiti online nel sito o quelli distribuiti per strada attraverso i rilevatori sono stati diverse migliaia. Considerate che la città di Ancona è una comunità di poco più di 100.000 abitanti, per avere la misura. La somministrazione dei questionari, come vi ho appena anticipato, è stata fatta in duplice modalità, online e per strada. Come previsto nello scadenzario del progetto, le indagini si sono concluse entro il termine prefissato, con la relativa elaborazione dei dati raccolti e la pubblicazione sul sito online del Comune di Ancona. Il giudizio complessivo dei servizi monitorati in media risulta sufficiente, come vado a mostrarvi adesso con dei dati molto numerici. Tengo a precisare che questi dati che vi sto adesso leggendo, poi alla fine vi darò l'indirizzo del sito, sono estraibili dal sito del Comune di Ancona. Per quanto riguarda l'indagine 1, mobilità e parcheggi, abbiamo avuto un 28% di gradimento sufficiente e un 46% di gradimento buono. Abbiamo dato una scala da insufficiente a eccellente, equivalente da 1 a 5. Per quanto riguarda l'indagine di Ancora Ambiente, per i 3 servizi forniti da questa società, abbiamo avuto una media di 46% quale sufficiente e del 44% quale buono. Per quanto riguarda l'indagine di Coeurobus, ovvero del trasporto pubblico urbano, abbiamo avuto un 41% di sufficiente. I risultati delle indagini rappresentano comunque una valida occasione per il monitoraggio dei servizi. Questo è appunto il momento, direi, topico. Dopo aver svolto le indagini, studiate, trovato il destinatario, se non troviamo dei risultati dal monitoraggio, perché ogni monitoraggio può rilevare delle criticità che però devono essere un valore aggiunto con un successivo piano d'azione per il miglioramento ancora dei servizi. I dirigenti dei servizi interessati e gli amministratori delle società li hanno utilizzati quale strumento di sondaggio per prefiggersi degli obiettivi di miglioramento appunto al monitoraggio, in vista soprattutto di nuovi sondaggi che andranno effettuati nei successivi anni sui medesimi servizi, per ottemperare la risposta della norma di legge, che prevede appunto il sistema di monitoraggio permanente. Quella che vi ho appena accennato è il risultato di un primo progetto di qualità che si è svolto nel periodo settembre 2011-ottobre 2012, è durato un anno. Poi abbiamo esercitato, ed è tuttora in corso, un secondo progetto di qualità che ha preso spunto dal monitoraggio, dai risultati del primo, ed è iniziato questo secondo progetto di qualità a dicembre del 2012 ed è tuttora in corso, prossimo a terminare. Anche in questo caso, con deliberazione di giunta del dicembre del 2012, è stata approvata una seconda edizione del progetto della qualità. Questo monitoraggio
risulta obbligatorio per gli enti locali anche in forza di una modifica al testo unico degli enti locali da parte del decreto legge 174 del 10 ottobre del 2012, che ha novellato l'articolo 147 del testo unico degli enti locali, il cui comma 2 lettera E prevede che sia garantito il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Questa seconda suddetta edizione del progetto ha previsto, a differenza della prima, 4 indagini anziché 3. Ci siamo allargati sulla base della prima esperienza. 4 indagini, ovvero su 4 società e non più su 3. Sempre la società Mobilità e Parcheggi, sempre la società Ancona Entrate per il servizio di riscossione tributi, sempre per la società Ancona Ambiente e sempre per la società Atma Ancona Lusso. Abbiamo voluto introdurre, ancorché la legge non lo prevedeva come aspetto obbligo, l'indagine della società Ancona Entrate, perché è una società di gestione di riscossione dei tributi del Comune di Ancona, che ovviamente non fornisce servizi a differenza delle 3 altre che ho appena citato, però per comunque dimostrare che il cittadino, quando si rivolge alle partecipate del Comune di Ancona, in ogni caso una risposta la deve ottenere. Per cui questa quarta indagine di Ancona Entrate, prendetela come una quarta indagine che va oltre l'obbligo previsto dall'introduzione del decreto legge 174. Del 2012. Anche in questo caso i questionari somministrati complessivamente hanno superato le diverse migliaia di danni. Il periodo di osservazione è stato mantenuto, ovvero sempre un mese di osservazione di indagine, di distribuzione del cartaceo e di distribuzione attraverso il sito online. In ragione poi della conferenza unificata, dell'accordo sancito in conferenza unificata recente, procederemo, il Comune di Ancona procederà ad un'ulteriore verifica delle carte di servizio e verrà chiesto alle società coinvolte nel progetto di rendicontare almeno con cadenza annuale e di monitorarci sul rispetto degli standard inseriti nelle carte di servizio al fine di condividerli con le associazioni dei consumatori. Io vorrei darvi traccia di questi dati che vi ho appena riferito del sito del Comune di Ancona, www.comune.ancona.it. Troverete nel link Ancon Online Enti Società tutti questi dati, per cui ci sono all'interno di questo sito i dati che vi ho appena fornito, ma è pubblicato anche il modello del questionario divulgato cartaceamente per strada e online del sito. Potrei rubarvi due minuti per dare dei flash molto sintetici e rapidissimi a proposito di questo questionario, che sicuramente approfondirete poi con la vostra dovuta pazienza e calma all'interno del vostro confronto con il consiglio. Inoltre si conosce il sito internet della società partecipata, cioè tutte domande che devono stimolare la partecipazione degli utenti consumatori. Inoltre si conclude questo questionario con un campo riservato a suggerimenti o reclami. Devo dire che i risultati hanno, come anticipato prima, dato soddisfazione da parte dell'amministrazione, perché prevale il giudizio di una scala da 1 a 5, dove 1 è insufficiente e 5 è eccellente, prevale la valutazione 3, 4, 5. Ovviamente esistono anche delle segnalazioni relativamente al voto 1 e 2, ma sono in misura minore e comunque sia devono essere prese come spunto di queste criticità, come spunto di riflessione. Intanto la domanda dell'utente sul territorio, se è una domanda esigente, una domanda legittima, una domanda che non ha fondamento, perché comunque, come giustamente
giustamente prima diceva il sottosegretario, dobbiamo vedere partorire queste carte di servizi prima e i contratti poi, però dobbiamo anche stare nei piedi per terra, cioè dobbiamo rendere fattibili i piani, per cui tante criticità possono essere anche escluse, nel senso che forse alcune pretese non rientrano proprio nei crismi del servizio. Tuttavia sono nel complesso degli spunti di riflessione molto importanti, tant'è vero che nel secondo progetto di qualità che stiamo per concludere abbiamo preso spunto dalle criticità rilevate nel primo progetto di monitoraggio. Grazie a tutti quanti.